sto dicendo che tutto ciò che il piccolo svela, se c'è, come dire, una mente che si ritrae, cioè che viene fatta arretrare, perché affascinata da, e perché trascinata in, questo piccolo che si svela e quindi si dischiude, continua a essere frammentario, giustamente. Cioè, frammento, continua a essere frammento, continua a produrre altri frammenti che sono già inclusi in quelli precedenti, semplicemente perché sempre più vengo colpito dalla specificità che si articola del piccolo concluso in sé. Ho detto un'altra parola in questo momento, concluso in sé. Concluso in sé. Ma nel concluso in sé però c'è una contraddizione con l'articolarsi. No. Allora, piano. Sto parlando di un processo. Altrimenti com'è che vi spiegate i vecchi saggi che rimangono lì continuamente affascinati da un piccolissimo fatto, elemento, creatura, e che in quella creatura vedono l'aprirsi in continuazione di una novità da una parte e di una continua riaffermazione di una sostanzialità che è tutta comune? Certo, questo è chiaro. Com'è? Ma com'è che nasce questo processo dentro di loro? Ma allora, soggetto, io qui sto facendo confusione, ma allora quando si chiude quel fatto? Se non ho ancora parlato di questo. No, ma siccome io nella mia testa ce l'ho... Piano. Eh no, se no non ti seguo. Ma io devo prospettarti un territorio che non è quello che tu ancora ti configuri come tragitto. Allora, io ho un'immagine per farti capire, a questo punto, di qualcosa, di un essere che viene catturato, però sta lì e resta lì, e quindi quel fatto... Sta lì e resta lì, di nuovo è relativo. Io ho detto prima, se ti ricordi, che non è solo un flash, comincia ad essere un processo. Nel processo ci sono momenti di flash che accelerano, e c'è però qualcosa che diventa più costante, tanto più costante quanto più c'è questo amore per l'impermanenza, e quanto più l'amore verso l'impermanenza ti porta a incuriosirti di quel qualcosa che non è quello che tu hai costruito. Questo è chiaro, ma ti faccio questo esempio perché tu me lo... Allora, questo saggio a un certo punto... questo semisaggio viene catturato da un filo d'erba, no? Sì. E resta lì. Intanto passa l'uccello, c'è la formichina, che cosa succede? Lui è lì al filo d'erba. Ma scusami tanto, cos'è che è importante? Perché qui poi le obiezioni della mente si scatenano. Cos'è che è importante? Cogliere tutto ciò che la moltitudine, che compone la moltitudine di un campo visivo, o il modo con cui tu lo fai? Siccome tu dici la vita si srotola e voi vi fissate su un coso, la vita continua a srotolarsi e voi vi perdete il resto, allora io dico qua non banalizziamo. Ti faccio una domanda: quante sono le parole che senti? Sì. No, seguimi. Ma io non sono un bel... Seguimi. Quante sono le parole che senti? Un'infinità. Certo. La radio, piuttosto suono, che... Sì. Quante parole sente un vecchio saggio? Un'infinità. Anche lui. Ma sappiamo che questa sì, l'attività riflessiva, intellettiva dell'uomo è selettiva. Questo. Nel momento in cui seleziona, si fissa su qualcosa, quel qualcosa si può svelare, se non si fissa non si svela. È chiaro? Allora la persona normale ascolta, il vecchio saggio sente la parola. Che l'individuo, attenzione alle parole che dite, ascolti è dubbio, coglie suoni, perché per ascoltare bisogna mettersi nella condizione dell'ascoltare. L'ascolto per me è qualcosa di diverso dal sentire dei suoni. Voi sentite
tante parole, ma anche voi siete selettivi, nonostante non siate dei vecchi saggi. Altrimenti andreste in saggio. Se voi doveste sviluppare o incuriosirvi o approfondire tutte le parole che sentite, no? E magari giustamente riceverete tutti i suoni, perché non sentite solo parole, sentite suoni, eccetera. Certamente sareste talmente eccitati che nulla vi coglierebbe nella sua profondità. Quindi attenzione bene, non facciamo confusione. È chiaro che quanto più uno diventa, come dire, pacato nella mente, tanto più questa mente ha la capacità, che poi diventa sempre meno mente, no? Tanto più quell'essere giovane ha la capacità di fissarsi su un punto e di guardare dischiudersi di questo punto senza essere disturbato da altro, sempre più. Altrimenti non si capisce lo stato meditativo poi. Certo. Questo soggetto, volevo chiederti, il vecchio saggio di cui tu parli ha a che fare, anche se lontanamente, col mistico? Beh, voglio dire, ne abbiamo già parlato, no? Il vecchio saggio di cui io parlo è una delle tante categorie che si usano per dire che qualcosa, che qualcuno, meglio, viene assorbito e catturato talmente tanto che tutta una serie di altre sollecitazioni cadono. Quindi certamente il mistico nel momento della visione mistica è catturato solo da quella. Ed è lì che si dischiude. Lì si dischiude. Per visione mistica intendi estasi? Sì, certo, parliamo dell'estasi ovviamente in questo caso. Naturalmente ci sono situazioni molto più limitate dal punto di vista della valenza che l'umano dà, no? A questa categoria dell'assorbimento, della, come dire, essere riassorbito, trascinato dentro qualcosa che pian piano si svela.